Confermo nel frattempo si è osservato un minuto di silenzio dove davvero si è fermato lo stadio, si è sospesa l'aria che insomma è frizzante, siamo intorno ai 2-3 gradi sopra lo zero, ma per un minuto davvero è sembrato che il tempo si fosse sostanzialmente fermato. Sono presenti, te lo voglio dire, una trentina di incredibili tifosi del Catania che sono arrivati qui per vedere questa partita. Considerate che mercoledì si gioca alle 18, arrivare a Siena, voglio dire, non è praticamente dietro l'angolo, un tiro di schioppo, eppure una trentina di persone che valgono davvero 3.000 per vedere questa partita. Per vedere naturalmente il Catania che è in casacca integrale rossa, pantaloncino, nel frattempo la partita è iniziata con calze rosse, ma con la banda trasversale sulla parte anteriore della casacca con i colori sociali rossazzurri, invece naturalmente classica casacca bianconera per il Siena, ci verrebbe da dire un po' simile a quella della Juventus, anche se la Juventus, ricordiamolo, mentre c'è Spogli e commette il primo fallo ai danni di Calaiò, guardano in cagnetto i due giocatori, ma l'arbitro comunque comanda soltanto il calcio di punizione ai due capitani da una parte e dall'altra, capitano della Catania Ezco, che gravita, così come giustamente avete commentato voi, attualmente la parte esterna del centrocampo della formazione rossa-azzurra, largo a destra. Prova il Catania ad affondare i colpi, la partita è iniziata a 50 secondi, di nuovo conferma la formazione della Siena che gioca con Pegolo tra i legni, 4 la difesa, sono Vitiello, Rossettini, Terzi e Rossi. Poi c'è Giorgi per valutare l'asse di centrocampo e Brienza sulle due corsie esterne, D'Agostino e Gazzi, mentre c'è la Catania che manovra un pallone. Siamo all'altezza del cerchio di centrocampo dove si è spostato in posizione decisamente più avanzata. Nicola Le Grattaglie tenta di servire un pallone, ma può partire, attenzione al contropiede della Siena con a destro sulla versante di sinistra all'interno dell'area di rigore, prova a manovrare un pallone, c'è Spogli che commette probabilmente un contrasto giudicato correttamente dal direttore di gara come contrasto regolare di gara. L'arbitro della partita, ricordiamolo, il signor Russo Di Nola, incrociamo le dita perché insomma non è il top che potevano servirci per una partita così importante dai connotati così determinanti per una squadra e per l'altra. Ricordiamo che Catania gravita con i suoi 27 punti, ma ha due partite da recuperare, questa naturalmente la prima e due, l'altra invece la disputerà mercoledì 7 di marzo a Cesena. La quota 27 punti della formazione rossa-azzurra sicuramente è molto più dignitosa di quella della Siena, che invece si trova a 23 punti con questa partita da recuperare, ma con uno scivolone incredibile avvenuto a Lecce che ha consentito alla formazione pugliese di avanzare in classifica fino a quota 21, quindi pare sentire il piatto sul collo della Siena, che diciamo è la prima candidata a un eventuale sorpasso della Lecce se dovesse la formazione pugliese inanellare una serie di risultati utili. Per questo la partita di oggi per la formazione biancodera di Sanino riveste certamente il crisma di una partita essenziale, determinante. Il Catania dovrà cercare di mantenere a denti stretti quantomeno il possesso del pallone distante dalla tre quarti offensiva del Siena, Siena che gioca con due attaccanti in posizione centrale sulla corsia comunque. Il limite dell'area di rigore, che gran parata da parte di Carriccio, questa sì che è una bella parata, questa già da sola merita sicuramente un applauso all'estremo difensore del Catania. Dal limite dell'area di rigore stavolta ci ha provato con una gran botta dal destro ai danni del giocatore della Catania, c'è il calcio di rigore per la formazione rossazzurra, atterramento di Spogli all'interno dell'area di rigore, il Catania può passare in vantaggio, siamo giunti al 21esimo e questo rigore può segnare davvero uno sviluppo importantissimo a questa partita. Ci va Lodi, il rigorista della formazione rossazzurra, dagli 11 metri di fronte c'è Pegolo che adesso prova la concentrazione, la cerca toccando la rete, mentre Lodi si allontana 4 passi dalla battuta del calcio di rigore, c'è Pegolo contro Lodi, Lodi che adesso viene surclassato da una serie di improperi che giungono alla curva dei sostenitori della Siena. Per Russo tutto è pronto per la battuta del calcio di rigore, 1, 2, 3, 4 in tiro, e il gol, palo gol, palo gol, il Catania che arriva
in vantaggio sugli sviluppi di questo calcio di rigore battuto angolatissimo a sinistra, la porta difesa da Pegolo. Pegolo aveva intuito la traiettoria del pallone, pallone che è andato a schizzare sull'interno del palo per poi insaccarsi irrimediabilmente alle spalle dell'estremo difensore della Siena. Assolutamente corretta la concezione del calcio di rigore, Russo è stato comunque sollecitato nella concezione del penalty dal movimento immediato del suo secondo assistente, il signor Crespo di Genova, che ha subito puntato il lato corto, l'angolo basso che delimita e limita la linea di fondo con l'area di rigore, che subito ha piazzato lì. Russo immediatamente ha puntato il dischetto, attenzione, c'è la possibilità per il Catania di andare a raddoppio con Almiron, limite dell'area di rigore, preferisce alleggerire sul settore di destra il attraversare lo spiovente e poi lo fa praticamente da barriera involontaria alla battuta che aggiungeva dalla fronte destra proprio da Berghesso. Catania in vantaggio, il calcio di rigore per atterramento di Spogli e la realizzazione di Lodi con una freddissima battuta della penalty molto angolata e anche per un po' anche fortunata, spigolo della base della palo di sinistra, la porta difesa di Pesaro e pallone che poi si insacca a carambola proprio nelle sue spalle. 1-0 per il Catania, Celloni in possesso di palla, l'appoggio sulla corsia di sinistra, ma poi si tocca il piede d'appoggio e soprattutto il ginocchio nella circostanza perché si è pertanto sfuma questa opportunità. C'è Montella, ma attenzione, in affanno in sera, Celloni in possesso di palla sulla corsia di destra, si accentra all'interno dell'area di rigore, entra in area di rigore, il controllo di Lodi, poi mette uno spiovente ancora una volta Lodi che difende il pallone, lo cinturano quelli del Siena, c'è gruppo, c'è mucchio all'interno della rigore, non succede niente, l'arbitro correttamente lascia un po' correre nella circostanza e invece il Siena prova a ripartire, lo fa col capitano, capitano palla al piede della formazione di casa, con una palla che viene poi rimpallata nella terra di nessuno, dove soltanto Seymour riesce a raggiungerla con calma, poi l'arbitro interrompe comunque la trama offensiva della... Scusate, ma che è successo che mi sono perso in questi secondi 45 minuti per concedere 6 minuti di recupero? Dove sono stato? Non lo sappiamo neanche noi, Padanè, dove sei stato, nel senso che non lo sappiamo neanche noi se stiamo guardando la stessa partita probabilmente, perché in effetti a parte, non lo so, nel secondo tempo quel tempo si è perso per le sostituzioni, ma poi per il resto non ricordo nient'altro a parte le sostituzioni. Non sono stati neanche ingressi da parte del massaggiatori, non c'è stato assolutamente nulla. Quindi questi 6 minuti sono assolutamente tanti, anzi direi anche troppi. Però vuol dire che dobbiamo ancora soffrire per questa partita, dobbiamo regalare ancora una volta il fiato, le nostre corde vocali per raccontarvi quello che sta succedendo qui all'Artemio Franchi Montepaschi Arena, quando scorre via il primo dei 6 minuti di recupero e Marchese controlla il pallone, lo difende e poi Carrizzo che se lo chiama col suo vocione e dice ai compagni di squadra di stare avanti, di spostarsi avanti, tutti pronti a imbeccare Carrizzo, se perde tempo Carrizzo già ammonito, certamente non rischia il secondo cartellino giallo e rispedisce il pallone oltre la via mediale del campo dove nessuno lo mette per terra, pallone che vola soltanto con le mani, ma ancora una volta l'ultimo dei Moicani la allontana, lontanissima, alta all'altezza del cerchio di centrocampo, il Siena non riesce ad amministrare niente, Seymour il dialogo con la corrente Berghesio, ma ne approfitta il Siena sulla corsia offensiva di sinistra, c'è un fallo ai danni del portatore di palla della formazione bianconera e pertanto il Siena può ripetere, era Brienza il giocatore su quale è stato commesso il fallo, ma l'ultimo tocco non è di falloso, è soltanto una rimessa con le mani per la formazione di casa che si aggrappa disperatamente a questi ultimi 3 minuti che ci mancano scarsi, 2 minuti e mezzo da contenta da commentare di questa partita per cercare, per rincorrere la chimera del gol della pareggio. C'è stato di rifiatare e far rifiatare la squadra anche Marco Biagianti, vince una serie di duelli Marco Biagianti, ma tutto serve ad allontanare il pallone dall'area di rigore del Catania, mancano 15 secondi alla fine dei 6 lunghissimi e incredibili minuti concessi dal quarto uomo in recupero, ma il Catania guadagna anche il possesso del pallone, lo fa con Sciama, non deve perderlo e contare fino a 3-2-1 quando l'arbitro Russo di Nola dice che la partita è finita, è finita, il Catania batte il Siena per una rete a 0, caccia nell'inferno la squadra senese e manda in paradiso la formazione rossa azzurra
Catania che vince, Carrizzo che fa un partitone, il gol di Lodi, il Siena all'inferno, tutti a parlare col quarto uomo, a dirgli chissà che, chissà cosa, ma che si lamentano, devi del Siena, se è vero come è vero che al Catania non solo è stato concesso un calcio di rigore sacro santo, ma ne è stato negato uno sacro tantissimo, amicale. Allora, noi torniamo subito in studio, naturalmente, perché andiamo alla conclusione.